Buongiorno, benvenuti a tutti. Signor Presidente della Corte di Giustizia, signor Vicepresidente della Commissione, autorità e signore e signori. Spetta a me, in quanto presiedo questa sessione di apertura e sono il rettore dell'Università LUISS, l'istituzione che vi ospita, rivolgere il primo saluto ai partecipanti alla conferenza odierna per dare inizio ai lavori. Considero naturalmente questo un privilegio e non posso non esordire ringraziando la Presidenza italiana, oggi autorevolmente rappresentata dal Capo di Gabinetto del Ministro di Giustizia, per aver pensato in sede di organizzazione della conferenza alla nostra Università quale partner scientifico dell'evento. La LUISS ha accolto con estremo piacere questa occasione, che è anche una sfida e un'opportunità, avendo del resto per sua tradizione sempre creduto nell'orizzonte internazionale del confronto scientifico e avendo sempre sviluppato grande interesse rispetto ad iniziative di approfondimento, quale quella di oggi, che si muovono in territori anche nuovi. Non sono qui chiamato, non tocca a me illustrare nel dettaglio i contenuti dell'evento né analizzare i diversi profili che emergeranno e che emergono dalla traccia della conferenza che ci vede impegnati, ma vorrei comunque sottolineare brevemente due aspetti che mi paiono notevoli di attenzione. Il primo è che oggi aprono naturalmente i lavori della conferenza italiana, ma al contempo ha inizio un viaggio più lungo, quello segnato dalle successive tappe in Lettonia e Lussemburgo, che ha come filo conduttore il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'idea di dar vita a una trio conference che, ferma restando poi la specificità dei singoli ambiti tematici, presentasse una forte trama concettuale comune e costituisse in qualche misura l'approccio di sintesi di un lungo lavoro avviato tra la Presidenza italiana e i partner lettoni e lussemburghesi, trova oggi concretizzazione. Mi onora ulteriormente il fatto che la Conferenza di Roma segni anche il punto di partenza di un percorso che ci vedrà impegnati fino a settembre 2015, e in un dialogo che sono sicuro sarà stimolante e fruttuoso. E mi pare anche che la presenza del Presidente della Corte di Giustizia Scuris e del Vicepresidente Timmermans stiano a testimoniare anche simbolicamente questo ulteriore significato che riveste l'incontro di oggi. Credo quindi di potermi fare interprete del sentimento di soddisfazione di tutti coloro che, a diverso titolo, hanno in questi mesi lavorato all'organizzazione della Trio Conference. Un secondo aspetto su cui vorrei fare brevemente cenno riguarda più specificamente l'oggetto della conferenza di Roma. Nell'articolazione dei lavori si è pensato di riservare l'attenzione, come emerge chiaramente dal titolo, alle competenze della Corte di Giustizia nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al contempo però, particolare spazio sarà dedicato alle nuove problematiche con cui ci si dovrà confrontare a partire dall'ormai prossima scadenza del 1 dicembre 2014, quando, come a tutti noto, sarà possibile avviare procedure di infrazione rispetto ad atti di ex terzo pilastro e si registrerà un ampliamento dell'ambito di controllo giudiziario svolto dalla Corte di Giustizia. La collocazione temporale della Conferenza di Roma rappresenta sotto questo profilo una coincidenza indubbiamente felice e un'utile opportunità affinché i diversi attori interessati possano dialogare e confrontarsi sotto vari aspetti. Lo spirito dell'incontro di oggi quindi è stato appunto quello di creare, proprio in prossimità dello spirare del periodo transitorio stabilito nel protocollo 36, un foro di discussione tra i diversi protagonisti della nuova fase, che si andrà di qui a breve ad aprire e a far emergere quindi già in questa sede i profili di interesse e gli spunti problematici che il nuovo scenario comporterà. L'articolazione dei lavori e il livello dei partecipanti all'incontro sono una maggiore assicurazione circa il raggiungimento dell'obiettivo. E con questo sentimento che do il benvenuto a Roma e alla LUISS a tutti i partecipanti all'incontro e in particolare al primo vicepresidente della Commissione europea, onorevole Timmermans, nonché commissario delegato per la qualità della legislazione, le relazioni interistituzionali, Stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali, a cui cedo la parola e che interverrà anche come coorganizzatore dell'evento unitamente alla Presidenza italiana. Grazie. Grazie. Grazie, professor Rettore. Io farò il mio discorso in inglese.
Mi sento a casa mia a Roma, sono da 40 anni romano e romanista, ma oggi farò il mio discorso in inglese, così sarò giusto e preciso, spero. I'm glad to be here today. Molto lieto di essere qui sull'invito della presidenza italiana per discutere degli importanti cambiamenti che la fine del periodo di transizione del Trattato di Lisbona comporterà. Questo è un momento molto importante per il passaggio dall'ex terzo pilastro al nuovo diritto dell'Unione, che conferisce nuovi diritti nel rendere più sicure le nostre comunità. E quindi dobbiamo lavorare insieme per combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e altre minacce alla nostra società. Il nuovo potere e la Corte di Giustizia incarnano proprio l'impegno europeo per bilanciare i diritti fondamentali come la sicurezza personale, la privacy e la garanzia di vivere in una società in pace, in cui lo Stato di diritto regni. Il lavoro della Corte di Giustizia e le giurisdizioni, gli operatori del diritto è estremamente importante e per me è stato un argomento sempre molto importante che ho avuto a cuore e sono anche sposato con un giudice e che deve occuparsi di diritto europeo in tutti i giorni, lavora in Olanda e questo per dirvi che il diritto europeo è dappertutto e l'impatto sulle giurisdizioni di tutta Europa è sicuramente molto grande. Per me è stato importante essere in grado di parlare qui in questo momento così importante perché voi veramente siete la spina dorsale della cooperazione giudiziaria perché voi lavorate tutti i giorni su questo. Il primo dicembre alcune cose cambieranno. E quindi come operatori del diritto ovviamente avete molte questioni, molte domande, come questo si tradurrà nel vostro lavoro quotidiano, quali strumenti avrete. Si tratta di un capitolo nuovo, una nuova o forse la fine di un capitolo vecchio. Il cosiddetto terzo pilastro sta finendo e con la fine di questo capitolo la parte rimanente della cooperazione giustizia e affari interni è torna ad essere inserita nelle altre politiche di giustizia e affari interni e penso che sia un peccato che non siamo riusciti a fare questo con il trattato di Maastricht o di Amsterdam, ma ecco, abbiamo raggiunto questo punto. Dal 1 dicembre non ci sarà uno stato speciale e tutte le politiche relative alla giustizia, anche giustizia penale, saranno politiche normali dell'Unione Europea. Non dobbiamo dimenticarci che prima del Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 99, si trattava di cooperazione intergovernativa, ma questo è cambiato, molto è cambiato negli ultimi 15 anni, il riconoscimento che noi europei dobbiamo lavorare insieme su queste tematiche. È sempre stato chiaro nei momenti più tragici, l'11 settembre, gli attacchi terroristici di Madrid e di Londra, giustizia e affari interni è sempre stata e sarà sempre un'area molto sensibile. Questo è il motivo per cui abbiamo avuto questi 5 anni per far sì che la transizione potesse svolgersi nel modo migliore, per avere una transizione graduale per tutte le misure pre-Lisbona. Penso che tutti siano d'accordo che questi 5 anni per preparare il terreno fossero necessari. Innanzitutto abbiamo potuto migliorare e rivedere molte misure esistenti, siamo stati anche in grado di fare le pulizie di primavera, per così dire, su tutte le misure, per vedere cosa fosse utile, cosa era diventato obsoleto e quindi è stato uno sforzo collettivo, molti atti erano obsoleti, alcuni strumenti non sono mai stati applicati e alcuni non sono mai entrati in vigore, quindi adesso annunceremo la lista di misure, l'elenco di misure che sono ormai superate, ovviamente toglieremo soltanto ciò di cui non abbiamo bisogno. E con anche i nuovi regolamenti, far sì che la legislazione sia semplice e sia efficace nella maggior misura possibile. Quindi, quindi voglio che questo nuovo inizio sia veramente positivo, voglio che tutto sia in linea con il diritto europeo e quindi a parte l'abrogazione di delle legislazioni inutili, cosa cambierà il 1 dicembre? Sempre di tutto la Corte di Giustizia
avrà un ruolo decisivo e pieno. Prima sarà un interlocutore per le giudici nazionali e i giudici potranno effettuare rinvii pregiudiziali per quanto riguarda l'interpretazione di strumenti particolari. Quindi guardiamo l'esempio del caso Dano di questa settimana. E per coloro che lavorano nelle istituzioni europee, quindi che hanno esperienza del diritto europeo, era evidente che la libera circolazione delle persone non comporta automaticamente avere accesso a tutte le misure di previdenza sociale in tutti gli stati, ma questo non era chiaro nei giudici tedeschi, in quanto molto spesso applicavano questo accesso automatico alla previdenza sociale. Adesso, sulla base di un rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia ha chiarito la questione, ha reso chiaro che la libera circolazione delle persone è associata ad una certa attività di queste persone, quindi non comporta automaticamente un accesso indiscriminato alla previdenza. Questo è un punto estremamente importante, è una decisione estremamente importante perché renderà possibile separare due materie che non vanno insieme. Se vedo per esempio il dibattito in seno al Regno Unito, dove il primo ministro Cameron ha detto, o altri leader hanno detto, che dobbiamo fare qualche cosa riguardo alla libera circolazione perché indebolisce il nostro sistema. Ecco, guardate la sentenza Dano. Si può avere la libera circolazione senza avere un accesso automatico alla previdenza sociale. Quindi, per darvi un esempio molto concreto di quanto sia importante il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In secondo, la Corte potrà svolgere il proprio ruolo di punto di riferimento, di ultima istanza, e questo è collegato ai nuovi compiti della Commissione, perché la Commissione dovrà verificare sul campo che le regole siano trasposte adeguatamente in legislazione nazionale, e quando un Stato membro non fa fronte ai propri impegni, quando ci sono delle violazioni, allora la Commissione potrà dire la Corte e quindi rivolgersi, e quindi questo è un grandissimo passo avanti rispetto all'approccio intergovernativo. Questo è un grande cambiamento, rende e traduce in realtà cosa il diritto europeo può significare per tutti, e quindi anche coloro che devono essere portati dinanzi alla giustizia, ovunque siano sul territorio europeo. E molti Stati membri sono già adattati alle nuove norme, e quindi la Commissione dovrà fungere da partner in questo cambiamento. Quindi non vi aspettate una sorta di valanga di casi che saranno portati il primo dicembre. No, la Corte e la giustizia dovranno portare valore aggiunto per i cittadini. Quindi non si tratta solo di procedure di infrazione, dobbiamo sviluppare un dialogo, una cooperazione che possa chiudere tutte le lacune che esistono nel nostro sistema, per motivi molto semplici. Gli strumenti di riconoscimento reciproco sono strumenti di cooperazione, non possono funzionare a meno che non sono applicati in tutti i paesi interessati. È una questione di fiducia. Fiducia reciproca nei sistemi reciproci, fiducia nei paesi, quindi avere le stesse regole, gli stessi standard che vengono applicati. Non possiamo permetterci di avere delle scappatoie che possono essere utilizzate dalla criminalità transnazionale. Le leggi sono buone soltanto se sono applicate in modo corretto, ed ecco il valore aggiunto della Commissione e della Corte di giustizia: l'assicurazione di qualità. Garantire, quando le misure sono adottate e quando i paesi si impegnano ad attuarle, che vi sarà un controllo di qualità. E a livello preventivo sappiamo che la prevenzione è sempre meglio della cura, e quindi la Commissione aiuta sempre per quanto riguarda la fase della trasposizione, quindi far sì che le regole comuni siano trasposte nel modo corretto. E quindi, prima di avviare le procedure di infrazione, il primo passo sarà sempre avere un dialogo costruttivo fra la Commissione e gli Stati membri attraverso quello che noi chiamiamo il pilota UE. Due aspetti sono fondamentali quando parliamo di riconoscimento reciproco e fiducia: alla sicurezza e ai diritti fondamentali. Queste sono le considerazioni fondamentali per i paesi quando aderiscono alle misure di cooperazione, sia parliamo di custodia cautelare, le misure di probation,
o il trasferimento di detenuti o altre le misure di sequestro. Quindi il ruolo della Commissione è affrontare le lacune del quadro giuridico per far sì che le attività criminali non possano nascondersi dietro ai confini né sfruttare le differenze fra i sistemi giuridici. Questo è quello che si aspettano i cittadini, perché se non riusciamo a fare ciò, allora questo avrà un grande impatto negativo sulla sicurezza e la fiducia reciproca fra i paesi. Quando parliamo di diritto penale, ovviamente è legato a standard comuni dei diritti fondamentali. Qui anche la Corte di giustizia ha un ruolo fondamentale da svolgere. Per esempio, la decisione Prüm del 2008. Prüm è una città in Germania. Perché a volte so che qualcuno non sa cos'è Prüm, quando parliamo di Prüm. E quindi la decisione del 2008 per lo scambio di informazioni sul DNA e sui veicoli, ecco, sugli autoveicoli. Queste decisioni saranno accettate dai cittadini soltanto se c'è una fiducia reciproca, se c'è un sistema che protegga i diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali. E lo stesso vale per i diritti all'equo processo, quindi standard minimi sviluppati all'interno dell'Unione per proteggere gli imputati o gli indagati e anche proteggere i diritti delle vittime dei reati. Sicuramente il diritto penale sarà sempre un argomento sensibile, ci saranno sicuramente delle tradizioni dei singoli paesi, e quindi la Commissione ritiene che tutte le iniziative di diritto penale siano fondamentali. Occorre conformarsi agli standard di proporzionalità e di sussidiarietà. La liberalizzazione del diritto penale a livello europeo deve avvenire soltanto se c'è la prova concreta che ciò è necessario. Noi non faremo proposte perché è carino avere delle proposte, ma lo faremo soltanto se è veramente necessario. Per esempio, per quanto riguarda la criminalità, dove c'è un carattere transnazionale, come la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori, o la cibercriminalità e anche gli abusi di mercato nell'ambito del mercato interno. Questo approccio, che si concentra sulla criminalità transnazionale, ha il sostegno di tutti gli Stati membri e, come è stato chiaro dal Consiglio, nelle linee guida strategiche, occorre lavorare sulla trasposizione, l'attuazione e il consolidamento. Vista la sensibilità di questo argomento, ci è sempre stato uno stato speciale, e non soltanto per la sensibilità politica del diritto penale, ma anche per altri motivi. Ma il prezzo dell'abolizione del terzo pilastro è stato estendere questa geometria variabile. Tuttavia, gli obiettivi della Commissione è sempre stato assicurare la partecipazione più ampia possibile di tutti gli Stati membri al corpus normativo dell'Unione. E questo è ragionevole. È ragionevole avere una cooperazione più stretta possibile. Questo è il motivo per cui la Commissione ha fatto qualunque sforzo, anche una cooperazione col Consiglio, per far sì che il Regno Unito continuerà a partecipare ad alcuni strumenti di politica fondamentali. Se c'è un paese in cui se, un paese che ha inventato il buonsenso, ecco, è il Regno Unito. Quindi facciamo prevalere questo buonsenso. La Commissione sostiene il desiderio degli Stati del Regno Unito di partecipare a 45 misure, fra cui Europol, Eurojust e il mandato di arresto. E c'è stato un voto nella House of Commons e lunedì. E abbiamo dovuto fare un po' di fatica per capire cosa è successo, ma questo è importante anche per la sicurezza della società. E sappiamo che in questo momento le minacce sono estremamente reali. I nostri cittadini vogliono una protezione maggiore della propria sicurezza. E quindi dovremo chiaramente aspettare cosa succederà a livello di House of Lords e tutto l'iter parlamentare, ma la Commissione dovrà essere, e il Consiglio saranno in grado di decidere entro il 1° dicembre. Il 1° dicembre è dietro l'angolo e sarà sicuramente una svolta fondamentale per la cooperazione transfrontaliera in ambito di cooperazione di polizia giudiziaria. Io sono fiducioso che la transizione avverrà senza problemi. La sicurezza, la giustizia e i diritti fondamentali sono molto cari ai nostri concittadini in Europa, e dare anche sicurezza ai nostri cittadini, i problemi dei combattenti esteri. Ecco, sappiamo che la cooperazione è fondamentale anche in vista dei problemi di oggi. I cittadini si aspettano che la giustizia prevalga a livello europeo, che non ci siano dei rifugi per i criminali, che il crimine non paghi, ma allo stesso tempo hanno diritto di aspettarsi
che nessuno sia, vada in prigione senza un processo equo. Quindi occorre rispettare i diritti fondamentali nell'ambito penale ovunque e in qualunque tempo. E ci sono le fondamenta di una forte fiducia reciproca, questo è fondamentale, e l'Europa come unione di diritto in primo caso, questa è la nostra caratteristica unica, questa è una cosa unica nell'ambito della storia dell'Europa, non c'è una struttura politica che è basata così sul rispetto della legge, sullo stato di diritto. Tutti, anche i paesi o le persone più importanti sono soggetti alla legge adesso, quindi se noi togliamo questo elemento fondamentale della costruzione europea, se noi lo aboliamo, allora noi indeboliremo in un modo mortale questa costruzione europea. Senza rispetto per la legge non ci sarà un'Unione europea. Grazie per la vostra attenzione. Darei ora la parola, ringrazio moltissimo il Presidente Timmermans di questa importantissima, io la considero una relazione, non soltanto un saluto introduttivo, nel quale ci ha indicato tutti i temi sui quali si dovrà e si potrà lavorare per costruire sulla base dei pilastri che ormai ci lasciamo alle spalle e delle nuove strade che percorreremo, un diritto comune europeo sempre più esteso. Darei ora la parola al Presidente Giovanni Melillo, ringraziandolo della sua presenza qui, e gli do la parola per la sua relazione di saluto. Grazie. Sì, grazie. Intanto lasciate che ringrazi le autorità e tutti i presenti, anche a nome del Ministro, per aver accolto l'invito a partecipare a questa conferenza promossa e organizzata dalla Presidenza italiana e dalla Commissione europea in partnership con l'Università Luis Guido Carli. Desidero quindi particolarmente ringraziare il Rettore Massimo Gidi e il Prorettore Paolo Severino per l'apporto dato straordinario all'organizzazione di questa conferenza e per ospitarci in questa prestigiosa sede accademica. Un particolare ringraziamento va al Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, anche per le parole che oggi ha voluto dire, che tracciano una prospettiva alta del lavoro della Commissione, delle istituzioni europee, dinanzi alla sfida posta dalla sorte dei diritti fondamentali nel futuro dell'Unione europea. L'idea di questa conferenza è nata infatti proprio dall'esigenza di promuovere una riflessione profonda una riflessione comune dei membri del trio di presidenza italiana, Lettonia, Lussemburgo e Italia, per esplorare in qualche modo le forme con le quali la Corte di Giustizia ha plasmato e soprattutto plasmerà in futuro i principi e le regole dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Corte ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un ideale di integrazione europea, di regole certe, in qualche modo rivoluzionarie per lo sviluppo delle comunità europee prima e dell'Unione europea oggi, ed è perciò diventato pressante il dovere di chiedersi come questa azione si rifletterà sulla politica più giovane dell'Unione e in particolare sulla creazione di uno spazio comune di giustizia. La domanda è diventata ancora più pressante allora quando abbiamo cominciato a interrogarci sul futuro sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in vista delle conclusioni del Consiglio europeo dello giugno scorso, perché immaginare le linee guida future per dare ordine e valore aggiunto all'azione dell'Unione in questo campo non può prescindere da una riflessione sugli insegnamenti della Corte in questa materia. Ovviamente la conferenza ha dinanzi a sé temi di grandissima attualità, il Presidente Timmermans lo ricordava, mancano poco più di 2 settimane alla scadenza del 1 dicembre 2014, allora quando lo statuto
normativo in materia di giustizia penale dell'Unione cambierà profondamente. I poteri delle istituzioni europee verranno a espandersi grandemente, allineandosi a quelli già spendibili negli altri settori di azione dell'Unione europea. Non c'è dubbio infatti che nonostante 5 anni di intensa produzione normativa in materia di giustizia penale ci abbiano consegnato strumenti preziosi come le direttive della cosiddetta roadmap in materia di protezione dei diritti processuali degli indagati e degli imputati nel processo penale, la direttiva European Investigation Order, non vi è dubbio tuttavia che il grosso del corpus normativo europeo in materia sia ancora costituito dagli strumenti adottati sotto il regime dei trattati di Maastricht e di Amsterdam. Un vasto corpus normativo in relazione al quale il dialogo fra Stati membri ed istituzioni europee è stato finora ostacolato, obiettivamente ostacolato, dalla limitazione voluta a Lisbona dei poteri delle istituzioni europee. Hanno difettato il potere della Commissione europea di valutare l'adempimento degli Stati membri agli obblighi di trasposizione derivanti dagli strumenti dell'Unione. Ha difettato soprattutto il potere della Corte, a sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, di giudicare in merito a tali inadempimenti. È rimasta in qualche modo, cioè inalterata, la natura volontaria dell'accettazione da parte degli Stati membri della giurisdizione della Corte di Giustizia con riferimento a tali strumenti, nonostante ormai si tratti di una giurisdizione generalizzata. Ora, resta evidente, nonostante lo sforzo in questi anni di colmare il vuoto, penso ad esempio all'attività di valutazione reciproca intrapresa dagli Stati membri a sensi dell'azione comune 827 del 1997, ma insomma in questo vuoto può essere colmato soltanto dal combinato disposto nei poteri della Commissione e della Corte di Giustizia. L'esercizio di questi poteri resta il momento più pregnante di confronto fra istituzioni europee e Stati membri, soprattutto quando si tratta di valutare l'atteggiamento degli Stati dinanzi alle loro obbligazioni di fonte europea. E uso volutamente l'espressione confronto perché ritengo indispensabile che tutti gli attori coinvolti in questo processo si pongano nell'ottica del dialogo per assicurare che il giudizio sull'anne, sul pomodo dell'adempimento sia sempre un momento di costruzione e non un semplice momento sanzionatorio. Gli Stati membri hanno bisogno dell'expertise delle istituzioni europee, ma anche le istituzioni europee hanno bisogno di una sorta di riscontro da parte degli Stati sulla pratica operatività delle misure adottate a livello dell'Unione europea. È quindi importante verificare come questo dialogo andrà strutturandosi, quali saranno le guidelines provenienti dalla Corte di Giustizia in merito allo stato di attuazione dell'acquisto in materia di giustizia penale. La Corte sta adottando anche il suo nuovo regolamento, vi sono punti delicatissimi nelle prospettive di sviluppo del dialogo fra istituzioni europee e Stato. Penso per esempio ai poteri della Corte riferiti alla valutazione della natura confidenziale delle notizie e delle informazioni che vengono in rilievo nell'esercizio della giurisdizione della Corte. Ovviamente al fine di valutare che l'impatto che la giurisprudenza della Corte potrà avere sugli strumenti in materia di giustizia penale adottati prima e dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alcuni interventi saranno dedicati necessariamente a effettuare un paragone con altri settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come la giustizia civile e l'immigrazione, nei quali la Corte ha già da anni esercita la propria giurisdizione. Ovviamente la conferenza sarà un luogo fondamentale anche per condividere le osservazioni dei relatori sul regime speciale della legislazione europea in materia di giustizia penale, sia pre che post Lisbona, nonché sulla difficoltà di implementazione delle norme europee. E da ultimo credo che sarà importante, e sarà sicuramente riservato uno sguardo particolare, la questione dei rapporti con gli Stati membri dell'Unione che non partecipano pienamente allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Lo ricordava anche
il presidente Timmermans. Qui la Corte di Giustizia avrà un compito ancora più delicato e il compito della Corte sarà particolarmente delicato anche nella definizione delle linee fondanti il più ambizioso progetto di integrazione europea che è costituito dall'Ufficio del Procuratore Europeo. Ora, noi crediamo fortemente in una sempre maggiore integrazione dei sistemi di giustizia degli Stati membri, che permetta di assicurare standard sempre più elevati di servizio e di protezione dei diritti fondamentali. In 5 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona molto è stato fatto, ma credo che molto possa e debba ancora farsi. E occorre superare timori ed egoismi nazionali che ancora, ad esempio, frenano lo sviluppo, l'accettazione di una visione alta dell'istituzione della Procura europea. Interrogandosi con rigore, ma forse anche con entusiasmo, sul modo in cui la costruzione di un'Europa dei diritti ai cittadini significa per la giustizia e per la giustizia penale in particolare. A nome della Presidenza italiana e dei partner del trio di presidenze, formulo quindi alla conferenza gli auguri di buon lavoro e il mio saluto. Grazie. Ringrazio veramente molto e sinceramente il capo di gabinetto per questa visione così ampia del problema, così articolata. Ci ha enunciato ed evidenziato luci ed ombre, difficoltà e desideri, possibilità e ostacoli. E la sincerità è necessaria in un'occasione di incontro come questo. Perché se ostacoli ci sono, se problemi ci sono, se difficoltà ci sono, dobbiamo dircelo e dobbiamo, come ha detto il capo di gabinetto, presidente Melillo, cercare di superarli. E aver parlato di giustizia civile e di immigrazione come frutto di una grande elaborazione che ancora deve andare avanti e deve essere coltivata. Aver parlato delle difficoltà di costruire un diritto penale comune è una scossa a tutti noi, un incitamento ad elaborare e a cercare di superare queste difficoltà. Vedete, quando si parla con la gente comune, e noi dobbiamo parlare anche con la gente comune, con i nostri ragazzi, con i nostri studenti, tutti ci chiedono, ma come si può avere un diritto penale comune? Mentre ormai è diffusa l'idea che si possa avere un diritto civile comune o la condivisione di principi del diritto civile, la constatazione delle diversità di principi in materia penale fa apparire a coloro che non sono dentro la materia difficile, se non addirittura impossibile, un'armonizzazione dei nostri principi. E una volta spiegato che si tratta di armonizzare i principi legislativi, non dico che tutto appaia più facile, ovvio e scontato, ma tutto appare percorribile. Ed allora io credo che questa sia la strada che ci ha tracciato il presidente Melillo, e prima di lui ce l'ha tracciata il vicepresidente Timmermans. I grandi principi che danno luogo alle legislazioni, l'applicazione di questi principi nelle legislazioni rappresentano la matrice comune nella quale ci dobbiamo calare e dal quale potranno nascere nuove prospettive di un diritto condiviso tra i paesi europei. Adesso, se la regia dimostrerà di essere all'altezza delle tradizioni in questa università, noi dovremmo avere collegamento con il presidente Vassilios Skouris, che non ci ha potuto raggiungere, ma che ci ha voluto assicurare una sua presenza in termini di immagine, eccolo, e grazie, e darei la parola al presidente Vassilios Skouris, ringraziandolo di essere stato con noi qui presente, anche se in via telematica. Grazie. Eccellenze, signore e signori, in primo luogo
Vi prego di accettare le mie scuse, perché non posso essere con voi oggi a causa di impegni di lavoro non preventivati che mi trattengono qui a Lussemburgo, ma grazie alle possibilità offerte dalle moderne tecnologie posso rivolgermi a questo consesso così importante e ritengo che sia importante insistere su alcuni messaggi importanti per porre l'accento sull'importanza delle conferenze del trio di presidenze. È un onore particolare per la Corte il fatto che questa serie si concentri sul ruolo della Corte nell'edificare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia a seguito del Trattato di Lisbona, e ovviamente non soltanto per motivi simbolici. Questa prima conferenza delle tre sul ruolo della Corte ha luogo in un momento nel quale si avvicinano scadenze fondamentali e un punto di svolta per l'area di libertà, sicurezza e giustizia. Gli anni dalla conferenza di Schengen sono stati molto arricchenti per questo settore e in particolare sono state caratterizzate dal potenziamento delle competenze e delle attribuzioni della Corte attraverso decine di iniziative e strumenti giuridici. Il legislatore europeo ha esteso cospicuamente la europeanizzazione di questo settore e ha invocato una valutazione sistematica del coinvolgimento della Corte in continuo cambiamento. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha vissuto un considerevole slancio e oggi copre uno spettro molto ampio, dalla gestione delle frontiere esterne dell'Unione Europea alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, compreso il diritto di asilo, le politiche di migratorie, la cooperazione di polizia e il contrasto della criminalità e del terrorismo. I programmi di Tampere, AIA e Stoccolma hanno posto le basi per una uniformità sostanziale, assicurando la libera circolazione di persone e offrendo allo stesso tempo un alto livello di protezione ai cittadini. Il Trattato di Lisbona ha organizzato una struttura che migliora la trasparenza, che facilita il controllo delle attività legislative europee, sia sulla distribuzione dei poteri fra l'Unione e gli Stati membri, sia sulla tutela dei cittadini dell'Unione Europea. Un grande contributo è stato dato dal fatto che tutte le competenze legislative conferite alle istituzioni europee adesso sono soggette a procedure identiche e assumono la forma di un corpus semplificato di norme giuridiche senza zone grigie per quanto riguarda gli effetti giuridici. Il Trattato di Lisbona ha anche esteso la giurisdizione della Corte di Giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'ha esteso in modo tale da includere misure di polizia e di giustizia penale adottate prima dell'entrata in vigore del trattato, e questo è stato fatto con l'abrogazione dell'articolo 68 paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 35 del trattato UE. L'articolo 68 del trattato CE stabiliva che la Corte non fosse competente a pronunciarsi su materie del primo pilastro sollevate dai giudici degli Stati membri. Pertanto i giudici di livello inferiore non potevano presentare questioni e richieste in questo contesto erano respinte come ricevibili. L'abrogazione di questa limitazione assicura la piena applicazione, la piena esecuzione del diritto europeo in quest'area, ma si affronta anche e rispetta i principi di economia procedurale, garantisce una soluzione efficiente dei problemi giuridici collegati al contesto dell'Unione Europea. L'articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea, che è stato anche abrogato, stabiliva che la Corte di Giustizia era competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità di norme giuridiche adottate prima del Trattato di Lisbona sulla cooperazione giudiziaria di polizia in materia penale, nella misura in cui
gli Stati membri avessero accettato la giurisdizione della Corte, con una ulteriore possibilità di riservare l'accesso al rinvio pregiudiziale esclusivamente alle corti nazionali di ultima istanza. Sebbene la maggior parte degli Stati membri hanno accettato la giurisdizione senza limitazione, questa l'abrogazione formale dell'articolo 35 d'ora in poi fornisce la possibilità per la Corte di controllare l'applicazione uniforme del diritto e l'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri. Inoltre occorre notare che la giurisdizione della Corte si estende a tutto il diritto dell'Unione Europea, salvo quanto diversamente stabilito nei trattati. Per quanto riguarda i visti, l'asilo, l'immigrazione e altre politiche collegate alla libera circolazione delle persone e in particolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, tutte le giurisdizioni nazionali, quindi non soltanto le corti supreme, possono adesso rivolgersi alla Corte tramite un procedimento pregiudiziale. Inoltre la Corte ha giurisdizione a pronunciarsi sulle misure adottate per motivi di ordine pubblico nel contesto dei controlli alle frontiere. E occorre ricordare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è divenuta ora uno strumento giuridicamente vincolante, allo stesso livello di gerarchia delle norme, dei trattati, e questa è una situazione che conferisce la Corte giurisdizione sulla materia. E un altro importante contributo del Trattato di Lisbona è stata l'istituzione formale del procedimento pregiudiziale d'urgenza in questo settore specifico attraverso l'articolo 267, paragrafo 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Dal momento che le questioni nell'ambito dell'area dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono caratterizzate dall'urgenza perché si riferiscono a persone in situazione precaria, è importante che alla nostra Corte fosse conferito il potere di agire nel tempo più breve possibile. La Corte ha soddisfatto le aspettative dal momento che in tutte le occasioni noi siamo stati in grado di fornire una risposta in meno di 3 mesi. Quando all'inizio ho parlato dell'interesse della Corte in questo ambito, pensavo anche a delle statistiche. 367 casi relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono stati presentati alla Corte, 19 dei quali sono stati decisi attraverso procedure d'urgenza. La maggioranza delle cause riguardavano ovviamente rinvii pregiudiziali, e questa non è una sorpresa, perché per come congegnato questo è un settore che si presta alla collaborazione fra la Corte di Giustizia da un lato e le giurisdizioni nazionali dall'altro, in quello che noi chiamiamo un dialogo giudiziario. Tuttavia adesso vorrei volgere il mio sguardo al futuro. Quello che io e la Corte ci aspettiamo come risultato delle conferenze sono le prospettive riguardo alla possibile espansione del ruolo della Corte in futuro. Per esempio l'iniziativa di istituire un pubblico ministero europeo. Lasciamo da parte le perplessità che potrebbero essere esposte dovute alle proposte di seguire un determinato iter legislativo. Le questioni si pongono in particolare per il sindacato giurisdizionale, per cui una procedura sui generis, una sorta di procedimento pregiudiziale raccomandato sulla base dell'articolo 86, paragrafo 3 del TFUE. Questo vuol dire che la richiesta sarà presentata dallo stesso procuratore e quindi da considerarsi allo stesso livello di una giurisdizione nazionale e ugualmente vista l'adozione della Commissione europea di un nuovo contesto per affrontare le minacce al Stato di diritto negli Stati membri, e questo sarà complementare alle procedure di infrazione della cosiddetta procedura ex articolo 7 del Trattato di Lisbona, sembra che una delle opzioni sia ampliare il ruolo della Corte di Giustizia relativamente a tutti i meccanismi futuri in questo ambito. Attualmente la Corte di Giustizia può esaminare soltanto il rispetto delle regole procedurali dell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, e sembra che si voglia andare al di là di questo, creando una nuova procedura specifica per attuare il principio dello Stato di diritto, ex articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea, in uno Stato membro attraverso un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione o da un altro Stato membro dinanzi alla Corte di Giustizia. Per quanto riguarda le scadenze,
le prossime settimane, i prossimi mesi saranno di importanza fondamentale in questo settore e ovviamente anche il ruolo della Corte. Il terzo dei programmi quinquennali del Consiglio, europeo, quindi il programma di Stoccolma e anche i piani di azione della Commissione, finiranno il 1 dicembre 2014. A livello politico saranno necessari orientamenti legislativi per la pianificazione legislativa ed operativa nel settore della libertà, sicurezza e giustizia per subentrare a questi tre programmi. Inoltre, nonostante le conseguenze delle decisioni eventuali di non partecipazione del Regno Unito, la fine del periodo di transizione di 5 anni, che scadrà la stessa data, vedrà la Corte di Giustizia assumere piena giurisdizione in questo ambito e quindi si elimineranno le limitazioni al controllo giurisdizionale sulle politiche di polizia e penali ex terzo pilastro e in particolare la Commissione potrà avviare procedure di infrazione in relazione a circa 130 misure di polizia e di giustizia penale adottate prima del Trattato di Lisbona. La fine del periodo transitorio, pertanto, può avere una ripercussione significativa sul carico di lavoro della Corte nel prossimo futuro ed è pertanto fondamentale che la Corte, le presidenze e gli Stati membri seguano con attenzione costante il carico di lavoro della Corte, con un impegno chiaro a reagire tempestivamente prima che questo carico di lavoro abbia un effetto avverso sulla efficacia e sull'efficienza della Corte stessa. Non è irrilevante che tutti questi sforzi che la Corte sia costantemente pronta a reagire rispetto a tutte le prospettive future. Lo sforzo costante di adeguare le regole procedurali di tutte le giurisprudenze, ma anche le proposte di riforma della struttura delle istituzioni, che attualmente sono concentrate sul rafforzamento della capacità del Tribunale, al fine di fornirgli le risorse aggiuntive risultante dall'accettazione ampia da parte degli stati, dei cittadini europei e del mondo delle imprese. Ecco, questi sono segnali dell'importanza che noi attribuiamo sia ad un ruolo rispettato per il presente e per le competenze presenti e future e quindi forse il legislatore dell'Unione Europea vorrà conferire al giudice europeo. E, se vi posso assicurare circa la volontà della Corte di affrontare queste sfide, devo anche sottolineare la necessità di fornire gli strumenti per una magistratura coerente, indipendente ed efficiente a livello europeo. Ma in questa fase penso che devo lasciarvi lo spazio per i dibattiti importanti che avete pianificato, augurandovi fruttuose sessioni di lavoro e restando in attesa delle conclusioni di questa prima conferenza e di delle conferenze a venire. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Credo che dobbiamo ringraziare tutti con particolare calore il Presidente per questa importantissima relazione. Non è anche questa volta un semplice saluto, è una relazione estremamente importante per l'ampiezza del quadro che ha tracciato, per la profondità dei temi che ha segnato e perché ci ha sottolineato soprattutto e c'era probabilmente bisogno di farlo, come le materie di libertà, sicurezza e giustizia occupino ed occuperanno sempre più uno spazio estremamente ampio ed uno spazio che c'è urgenza di trattare, perché si tratta di temi che hanno una particolare delicatezza, hanno una particolare rilevanza nell'assetto sociopolitico odierno e dunque aver preso visione del fatto che vi è una piena percezione dell'importanza di questi problemi ci ha tracciato un programma per il futuro estremamente importante. Questa credo sia veramente un'occasione stimolante, avere un programma concreto di quello che la Corte farà e potrà fare con l'autorevolezza che ha avuto questo intervento, credo che segni un inizio molto importante di questo nuovo percorso. C'è un altro tema che mi ha colpito tra i tanti che il Presidente ha trattato,
ed è il tema della specializzazione della Corte. Io credo molto nella specializzazione del giudice e credo che solo un giudice specializzato possa trattare nel migliore dei modi i delicatissimi temi dei quali stiamo parlando oggi. E allora il compito della specializzazione, quello che anche noi come universitari sentiamo essere un nostro compito insieme a tante altre autorità che possono contribuirvi, rappresenta un'altra delle tappe di questo fondamentale percorso. Non riteniamolo secondario, è una tappa importante anche quella, mi fa molto piacere che il Presidente l'abbia rappresentata. È un compito pesante, duro, difficile quello che avrà la Corte con l'ampliamento e l'approfondimento dei propri compiti, e dunque la massima specializzazione rappresenterà sicuramente un momento importante dell'evoluzione. E adesso dovrei dare la parola a me stessa, che non è sempre una cosa facile, ma cercherò semplicemente di trarre dagli spunti di chi mi ha preceduto qualche utile indicazione per la trattazione. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento a tutti, al signor Presidente della Corte di Giustizia che non ci ha voluto far mancare il suo intervento, al signor Primo Vicepresidente della Commissione, a voi tutti, autorità, signore e signori studenti che siete venuti a questo incontro. Ed è con particolare piacere che intervengo a chiusura di questa sessione di saluti dei lavori, ma se questi sono i saluti mi immagino cosa sarà poi la trattazione dei temi da parte dei relatori, perché già mi sembra che i contributi siano stati importanti e profondi. Della conferenza dicevo che ci vedranno impegnati oggi e domani. Considero anch'io, come già anticipato il nostro rettore, un vero privilegio ospitare presso la nostra università un incontro di questo livello istituzionale e scientifico, nel quale in totale armonia, vorrei sottolinearlo, con tutti gli altri organizzatori delle Trio President Conferences, abbiamo voluto riunire i massimi livelli delle istituzioni e dell'Accademia, ringraziandoli di aver risposto così generosamente al nostro invito. E questo senso di armonia tra i nostri tre paesi e tra le organizzazioni che si sono fuse insieme, scambiandosi indicazioni, dati, inviti, mi sembra il migliore degli auspici per l'andamento non solo di questa conferenza ma anche del futuro della giustizia in Europa. Consentitemi a riguardo anche una brevissima nota personale, sarà l'unica che ci sarà in questo discorso. Mi sono infatti trovata a discutere delle premesse del semestre di presidenza italiana nel settore della giustizia nelle mie vesti di allora Ministro della Giustizia, cercando di iniziare a costruire le premesse dei discorsi comuni che oggi ho sentito. Comprenderete allora come sia per me motivo di ulteriore soddisfazione poter essere oggi presente a questa importante conferenza, una volta tornata, con soddisfazione vi devo dire, al mio lavoro di professore universitario, e di constatare un assoluto senso di continuità nella impostazione di queste importanti materie, sia nei vertici delle istituzioni europee, sia nelle visioni dell'attuale Ministro della Giustizia e dei discorsi che oggi ci ha fatto il Capo di Gabinetto. Tanti dei temi oggi trattati mi suonano come familiari, per esempio la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, che va condotta con mezzi comuni, con mezzi armonizzati, perché altrimenti la criminalità, che ha tanti mezzi e tante perverse intelligenze, andrà a scegliere i paesi meno dotati di presidi per potervisi radicare. È un discorso che spesso ho fatto nelle diverse sedi, cercando di dimostrare che è interesse comune dei paesi avere un sistema a maglie fitte per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, e che ciascun paese ha interesse ad avere un alto livello di difesa su queste materie e sul tema dei reati transnazionali che oggi con la globalizzazione rappresentano
la più pericolosa via di ingresso del crimine nei nostri paesi e nella nostra Europa. Permettetemi infine di ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all'organizzazione dell'evento e per quanto concerne in particolare gli ambiti di mia competenza i rappresentanti del Ministero e i colleghi, alcuni dei quali interverranno nel corso della conferenza, che hanno dato il loro apporto all'elaborazione del programma. Sono stati mesi, quelli che hanno preceduto la conferenza di oggi, di intenso lavoro e di proficuo e stimolante confronto tra i diversi gruppi interessati, italiani, lettoni, lussemburghesi e i rappresentanti della Commissione. E mi pare che il risultato dia merito agli sforzi profusi da tutti. L'articolazione dei lavori e le diverse sessioni programmate consentiranno di approfondire i differenti profili e le numerose questioni problematiche che un percorso attraverso le competenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi inevitabilmente pone. Gli autorevoli interventi che mi hanno preceduta hanno concorso a ricostruire il quadro entro cui si collocano i lavori della nostra conferenza e lo hanno fatto in maniera estremamente ampia e profonda. Mi limiterò dunque a richiamare alcuni aspetti che mi sembra possano contribuire a meglio illustrare il senso del percorso che insieme abbiamo progettato. Il primo aspetto è quello già accennato dal Rettore nel suo indirizzo di saluto. La conferenza di Roma è sì dedicata a una riflessione sulle competenze della Corte di Giustizia, ma essa è solo un momento di un più lungo viaggio volto a ricostruire il ruolo della Corte di Giustizia nella costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Devo dire che è subito sembrata a tutti un'idea da sposare con convinzione, quella di costruire un edificio comune al cui interno, fermo restando l'unico filo conduttore, vi fosse poi modo in ciascuna tappa di soffermarsi sui singoli ambiti tematici. Mi pare poi altrettanto significativa la scelta di affrontare le questioni legate appunto alla costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dall'angolo visuale del contributo fondamentale della Corte di Giustizia. Siamo in un'epoca in cui la realizzazione di un sistema multilivello di diritti passa anzitutto dal ruolo delle corti e dal dialogo tra le stesse. E sono proprio il diritto comunitario e il diritto convenzionale che hanno portato i singoli ordinamenti a rivedere soluzioni ormai sedimentate o a mettere in discussione istituti ritenuti intangibili. Dobbiamo ringraziare chi ci ha risvegliato da una sorta di letargo o da una sorta di condizione di supposta impotenza nell'affrontare alcuni argomenti. E sono stati questi i terreni che hanno alimentato un intenso dibattito tra giudice interno e giudice europeo nella prospettiva dell'avanzamento della tutela dei diritti individuali. Questo processo è stato tradizionalmente attuato a livello comunitario nel settore civile, dove da tempo si è registrato un confronto tra formante legislativo e formante giurisprudenziale. Un analogo percorso si apre adesso anche per il settore penale. Arrivo così al secondo aspetto che vorrei mettere in evidenza. La conferenza di oggi è strutturata come un ulteriore viaggio all'interno del disegno complessivo sopra richiamato. La prospettiva è stata infatti quella di ragionare sugli scenari futuri nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, muovendo dagli insegnamenti che è possibile trarre dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia già formatasi nel contesto della cooperazione giudiziaria civile. La prima sessione è volta appunto a rintracciare quale lezione l'esperienza già maturata nel settore civile potrà impartire al versante penale. Ed è quest'ultimo il fulcro dell'incontro. La prossimità oramai della data dell'1 dicembre 2014 e lo spirare dunque del periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del protocollo 36 allegato al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea credo imponga a ciascuno di noi una riflessione profonda sulla nuova realtà su cui dovremo confrontarci, una data
questa dell'1 dicembre molto vicina e che dunque ci consente e ci impone questa riflessione. Come sappiamo tutti, a quella data sarà possibile avviare procedure di infrazione in caso di mancata o erronea trasposizione degli atti dell'ex terzo pilastro e la Corte di giustizia vedrà conseguentemente ampliate le proprie competenze. Arriva così a completamento il percorso delineato con il Trattato di Lisbona ed il superamento della divisione in pilastri all'interno dell'Unione che ha comportato il venir meno degli atti sino ad allora tipici della cooperazione giudiziaria di polizia e penale. Già con l'entrata in vigore del Trattato, anche nel settore penale, ci si è iniziati ad abituare al ricorso ad atti, quali direttive e in prospettiva anche regolamenti, e alla piena estensione del metodo comunitario. Abbiamo quindi già una tradizione sulla quale basarci e nella quale continuare. Devo dire che l'idea di una sempre più forte armonizzazione nel settore penale rappresenta, per coloro che come me si sono formati in un'epoca contraddistinta nel campo penale da una tendenziale separatezza tra diritto penale e diritto comunitario, un salto culturale. Un salto culturale che però tutti abbiamo affrontato con grande entusiasmo, convinti come siamo che sia un salto importante per modificare la nostra cognizione e il nostro modo di pensare un sistema veramente comune all'interno dell'Unione Europea. Sono certo lontani i tempi in cui si parlava di diritto penale europeo come di un ossimoro e si identificava da parte di maestri della scienza penalistica italiana nel meccanismo scriminante l'ambito classico di incidenza del diritto comunitario rispetto al settore penale. Sono a tal punto mutati che proprio nei giorni scorsi il convegno annuale dell'Associazione dei professori di diritto penale, dedicato alla crisi della legalità e al sistema vivente delle fonti penali, ha riservato l'intera prima sessione ai rapporti tra le fonti interne e fonti sovranazionali nella definizione del formante normativo. Un passo estremamente importante, colto da tutta l'Assemblea dei penalisti italiani come un passo ormai compiuto, un passo che va portato avanti per l'importanza del tema. Anzi, su questo versante approfitto per tornare su un tema che mi è stato sempre caro e la cui importanza ho toccato con mano, la necessità cioè che si proceda con decisione sul fronte del ravvicinamento tra le legislazioni dei vari Stati per evitare che taluni paesi, come dicevo all'inizio del mio discorso, finiscano con l'essere centri di attrazione per fenomeni criminali. Questo obiettivo mi sembra davvero il nocciolo duro che ha animato il cammino comunitario verso la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che come tutti sappiamo pianta le sue radici nella logica di assicurare la libera circolazione degli individui, la cui parità di trattamento non può che essere connotato fondamentale. L'avvicinarsi della data dell'1 dicembre 2014 penso possa costituire occasione per fare un bilancio dell'attività normativa posta in essere dopo il Trattato di Lisbona e dunque verificare su quali versanti si sia già intervenuti con i nuovi atti tipici ed al contempo accertare in che misura sia stata percorsa la strada della lisbonizzazione degli atti dell'ex terzo pilastro, una strada che mi sembra segnata, questa della continuità, da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Costituirà altresì la conferenza che si svolgerà in questi giorni un momento di riflessione sui nuovi equilibri che si andranno delineando nel nuovo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Mi riferisco naturalmente al sistema di opt-out che i protocolli numeri 21 e 22 allegati al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea assicurano a taluni Stati, con la possibilità di decidere in relazione ad ogni atto che viene proposto se partecipare o meno alla sua adozione o in ogni caso di vincolarsi ad essa in un momento successivo, meccanismo contemplato per il Regno Unito anche rispetto agli atti adottati nella vigenza del terzo pilastro, un momento di verità
un momento di trasparenza, un momento di accettazione. Sono dentro, sono fuori, una decisione importante, seria, che va comunque esternata. Su tutti questi versanti sarà di estrema utilità comprendere come si atteggerà in futuro il controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia. Del resto, non arriviamo alla data del 1° dicembre, in generale alla previsione di una maggiore vincolatività degli atti in materia di cooperazione giudiziaria penale senza che il terreno sia stato preparato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Non bisogna dimenticare che una decina di anni fa, in un momento storico in cui le istituzioni comunitarie attraversavano un momento di crisi per effetto del fallimento del progetto di Costituzione europea a seguito dei referendum francese e olandese, fu proprio la Corte di Giustizia a fornire degli input decisivi nella direzione di una più spinta armonizzazione in ambito penale. Da un lato, la sentenza Pupino, pronunciata a seguito di ricorso in via pregiudiziale promossa da un giudice italiano, e il riconoscimento dell'obbligo di interpretazione conforme da parte del giudice interno anche rispetto ad atti di ex terzo pilastro, ha segnato il primo passaggio verso una nuova stagione della cooperazione giudiziaria in materia penale. Dall'altro lato, la decisione nella causa Commissione contro Consiglio in materia di ambiente, dove la Corte di Giustizia ha anticipato gli indirizzi che avrebbero poi preso corpo con l'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, riconoscendo ad uno strumento tipico del diritto comunitario come la direttiva il potere di dettare norme in materia di armonizzazione anche dei sistemi penali degli Stati membri. Oggi, l'estensione delle competenze della Corte di Giustizia con la sottoposizione anche dei vecchi atti di terzo pilastro al regime di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea porta a compimento questo importante processo. L'impossibilità di avviare procedure di infrazione che caratterizzava il previgente sistema a fronte di violazione degli Stati membri, unitamente all'assenza di un chiaro effetto diretto degli atti tipici adottati in base all'articolo 34, paragrafo 2 del Trattato dell'Unione, pre-Lisbona rappresentavano in effetti un freno all'affermazione dei principi contenuti nelle decisioni quadro e nelle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria penale e un significativo limite alla possibilità da parte del singolo di ricevere tutela a fronte di inadempimenti statali. L'incontro di oggi, per i temi affrontati e lo spessore culturale dei relatori, sono sicura, contribuirà a sciogliere molti nodi e ad offrire una bussola per solcare i nuovi mari. Io ho voluto dare una indicazione del filo conduttore che ci ha guidato nella preparazione di questo incontro. Credo che il senso di continuità tra passato e futuro rappresenti uno dei messaggi importanti di questo nostro incontro. Ma sul futuro occorre lavorare molto. L'Unione Europea sarà forte solo se saprà essere unita e credo che anche la uniformità dell'applicazione delle regole, l'armonizzazione delle regole rappresenti un momento importante e forte di questa Unione nella quale credo e nella quale credo voi crediate profondamente. Grazie. Abbiamo ora terminato, credo, con assoluta puntualità, consentendo al Presidente di minoranza di raggiungere il suo aereo puntualmente, la prima parte del nostro incontro, quella dedicata ai saluti di apertura. Ci recheremo tutti adesso insieme a prendere un caffè per poi riprendere. Grazie.